Grazie.
Ma dai, 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 ma Massimo, Massimo, è tutto così. Ma c'è un numero che tu hai diviso, mi sei occhio. Vedete anche un po' dove c'è. Ma che ancora Salvatore ha finito e Andrea, come stanno i miei? Mario, mamma, che ci sta? Ma sì, me la... Quando facevo un'ultima. Papà, ma la cenna! Ma la cenna! Ma la e tutti i guarnimenti di carretto, arato, cristiano... La terza figlia, la prima donna, prima come femmina, però sono terza come figlia. Sei Anna allora? Sì. Noi che siamo alla fine, loro erano Guarda, Nicole, Capiglione chiamava, quello che è elettricista, che era un parente della mamma. Perché io qualche giorno se lo devo comparmi, mentre se lo devo comparmi viene a fare qui, guarda. Buonasera. Ma lo ricordo sopra la tedacchia. Ah, ma proprio sul cilento, Natalia, ti hai fatto lo stivale, Natalia, ti hai fatto la pattanessa, Natalia, ti hai fatto lo cuzzetto, Natalia, ti hai fatto lo capello, Natalia, ti hai fatto il casetto, Natalia, ti hai fatto la bandiera, Natalia. La bandiera tre colore, noi siamo rimasti a nudo, con faccia fatta mamma, scausa nudo e morte fama. O Italia, la Italia, o Italia, la Italia. La mia se cascerà, fiscunga la so fermo la inana, la bandiera tre colore, no c'era da libertà, la moglie le da ripallo, e non sogna cappallare. Stasera cosa ne pensate di questa iniziativa? Mo sono arrivato per vedere cosa si mangia, cosa si sta, cosa hanno organizzato, non sono nemmeno. Sono mangiata prosciutto e mozzarella. Sì, nel menù ci stava pure la minestra di maretà. A me non mi è piaciuto. Non vi è piaciuto, perché? Voi la facevate? A casa mia sì, la faccio con Marichina. E come, voi come la facete? Già, la faccio con papà. La faccio con papà. Ci manca la scettoria. Una bella iniziativa. Bene. Cosa avete mangiato? Abbiamo mangiato mozzarella e prosciutto, semole, friarine, salsiccia, patatine.
con le patatine. È una bella salsa, davvero bene. Sì, sì. E c'è anche divertimento per i bambini, fa tanto piacere. Non morendo, ok. Le cucine di Giacinto. Quelle che stanno da posto. Bravo, buon Natale con gli amici. Ma fatto sempre per me. Ci sono due fratelli, uno sta a Calabria e l'altro sta qua. Famiglia, fatela. Cosa avete mangiato stasera? Io ho mangiato corpetta. Guardate ma buono. Perché le rive? Corpetta, pasta e fagiolo. Io facciamo mettere sempre la prima tavola. Il fotografo. Venga in da televisione, no? Ah, però la tengo. Allora, ma vedo da là. Allora, pasta e fagiolo. Corpetta e cosa la... E zuppo, come chiamiamo noi? Il zuppolino. Che state facendo qua? Siamo a vedere questa sagra, ci hanno guardato bene, quindi vogliamo vedere un po' le nostre. Ieri sera non c'eravate? No, ieri sera no, eravamo altri qui. Che intenzione avete? Provare a rimangiare qualcosa. Si mangiare? Questa signora, facci la scuola. La scuola. Facci la scuola. Presentato alle giovani generazioni. Quanto è importante la riscoperta del passato? Ah, certamente, perché c'è una tendenza a ignorare il passato, le radici vanno riscoperte e i giovani devono appropriarsi dell'identità del proprio vissuto e del proprio territorio. C'è una carenza di cultura, ma è un'iniziativa meritoria. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata di questa seconda edizione della Sagra degli Antichi Sapori e Saperi Carinaresi. Ieri sera è stato un grandissimo successo di pubblico, questa sera già non abbiamo ancora iniziato e stiamo già quasi bissando il numero di persone che sono venute qui in quest'area demaniale. Stasera ci saranno... Allora, vi ricordiamo un attimo tutti gli eventi di stasera. C'è allo stand all'ingresso, già dalle 7 è iniziata la mostra di pittura con esposizione di artisti contemporanei, questo incontro d'arte fortemente musicale. Dopo, all'interruzione di questo primo tempo musicale, ci sarà la premiazione al riconoscimento dell'opera istituzionale svolta dagli ultimi 9 sindaci del comune di Carinaro, e la premiazione sarà effettuata dal sindaco Bebi Serena Mattiello. Vogliamo ringraziare a questo punto chi ci sta dando una mano per la riuscita di questa manifestazione, ossia gli sponsor, quindi cogliamo l'occasione per ringraziare la Indesit Company della zona Asia di Carinaro, il caseificio Caputo di Teverola, il caseificio Gaia di Teverola, il caseificio I Sapori del Latte di Carinaro, il caseificio La Contea di Carinaro, il caseificio La Macchia di Teverola, il caseificio Saviano di Fratta Maggiore, i Cicli Morris della zona Asi Carinaro Teverola, che hanno anche qui all'interno dell'area demaniale il loro stand espositivo, la CEDI Sisa di Gricignano, l'Ipercop di Teverola, le Cantine Caputo di Teverola, la Nuova Service, servizio assistenza tecnica di Aversa, l'azienda vinicola I Borboni. Poi desideriamo ringraziare la Protezione Civile, il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Carinaro e il gruppo LSU di Carinaro, l'agenzia giornalistica IPRES. Vi ricordiamo poi gli stand espositivi che sono all'interno dell'area demaniale, oltre agli stand gastronomici che sono letteralmente presi d'assalto, c'è la mostra degli attrezzi agricoli,
lo stand di Cittadinanza Attiva, al quale potete vedere le foto antiche e storiche scattate in Carinaro, e anche il libro, il catalogo appunto della mostra fotografica Carinaro tra radici, memoria e identità. La mostra di cui vi parlavamo prima, l'incontro d'arte voluto dall'assessorato alla formazione, lo stand etnico dell'imam Nasser e lo stand dei cicli Morris. Bene, adesso andiamo con ordine. Ti do pa' te
casino ve na pulis, mette in mano a robori. A ieri sera piazzata, lo stomaco mi era vaga. Si non nervo contra pani, mo già stevo cambusa. E nella vissuta, e nella vissuta, e questi batti in mano, e nella vissuta. E signori na pulita, la bandiera di America, già varimo gentilmano, mi è già fatta da bua. E ci cillo che chiama, stanno un po' in omadaranz, la moglie era la distretta, già sciopata. Questo voglio chiamare qui vicino a me Raffaele Sardo. Procederemo alla premiazione degli ultimi 9 sindaci del comune di Carinaro, a cui sarà consegnata una targa a riconoscimento dell'opera istituzionale che hanno prestato durante il loro mandato. Ma meglio di tutti ci illustrerà Raffaele Sardo il proseguo della serata. Grazie, grazie a Michele. Come avete visto, questo è il clou della serata, di questa serata nostra che abbiamo promosso questa sera nell'ambito della Sagra dei Saperi e dei Sapori. Sono i nostri saperi e sono anche i nostri sapori. I nostri saperi sono anche questa memoria che abbiamo e che abbiamo qui, questa memoria vivente. Io vi invito a fare un passo avanti, a venire qui davanti al palco. Sono tutti i sindaci viventi del comune di Carinaro che hanno onorato con la loro presenza, la loro persona, la storia di questo piccolo comune dell'Agro Aversano. Ecco, un applauso forte perché se lo meritano tutti quanti. Andrea Granito, Angelo Sgravo, Tommaso Comparone e poi qua abbiamo Mario Piccolo, c'è Nicola Picone, Giuseppe Bracciano, Bartolomeo Affinito e Mario Masi, il sindaco attuale. Bene, e ci sarà anche la nostra Serena Mattiello che è la sindaco baby del comune di Carinaro, la ragazza che
credo possa dare una speranza per il futuro, perché il futuro sicuramente è dei giovani. Ecco, questa sera noi abbiamo voluto fare, tra le tante, tantissime cose che abbiamo promosso in questa festa, come avete potuto vedere dagli antichi sapori, ma anche, come vi dicevo, i saperi, e li abbiamo condensati in alcune cose, nelle foto antiche e nella visita alle grotte che domani faremo a partire dalle 3:30. Il concentramento è qui in questo luogo e poi andremo a visitare quattro grotte antiche di Carinaro. C'è anche, prego, il delegato alla cultura Paolo Sepe, che è stato uno degli elementi fondamentali di queste manifestazioni che si concludono questa sera qui a Carinaro, in quest'area demaniale. E vi dicevo, noi abbiamo voluto omaggiare i sindaci che hanno dato con la loro presenza una testimonianza forte di impegno personale e istituzionale al comune di Carinaro. Bene, noi siamo qua perché vogliamo riannodare il filo della memoria. Abbiamo già detto ieri sera che dove non c'è memoria non c'è futuro, e i giovani, le nuove generazioni, questo lo devono sapere. Noi vogliamo riannodare il filo della memoria con i ragazzi, quei ragazzi che non sanno più come si fa l'uva, come non sanno più come si fanno, ecco, gli antichi sapori, non sanno più che cosa si faceva in campagna, non sanno più che cosa si faceva nelle grotte di tanti anni fa, e ci sono tantissime ancora di cose che non sanno come si fanno. E noi vogliamo con questo ricordare, dare questo punto fermo della memoria a tutti quanti, perché ci sia questo rapporto. Ieri sera dicevamo col sindaco che c'è la necessità forse di fare una banca dati della memoria per mettere assieme quello che c'è, perché nelle case di ognuno c'è un tesoro, ci sono foto, immagini, ci sono ricordi di cose lontane passate, ma che sicuramente ogni cosa che si conserva ha qualcosa, un'anima, parla. Anche i luoghi che andremo a visitare hanno l'anima, e quest'anima deve parlare, deve trasmettere questi valori alla gente, alle persone. Ecco, stasera io non la voglio fare lunga, ma noi, se cominciamo questa manifestazione, io voglio partire dall'anno 1946. Non vi racconteremo tutti gli anni, ovviamente, ma il 46 è l'anno in cui Paolo Monaco è stato il primo sindaco di Carinaro dopo la ricostituzione dell'amministrazione comunale. Di Paolo Monaco, eletto sindaco il giorno 8 del mese di dicembre dell'anno 1946, facevano parte Monaco, avvocato Alberto, ha finito Luigi, Di Ronza Giovanni, ha finito Tommaso, Sepe Luigi, Barbato Alessandro, Chiaccio Nicola, Sglavo Vincenzo, Coppola Pasquale, Mattiello Francesco, De Angelis Camillo, Masi Carlo, Sepe Giacomo e Sglavo Nicola. Bene, subito dopo c'è stato Mario Piccolo, che sta qui vicino a me, che ha 126 anni, è così? No. Allora, lui è stato sindaco per 3 mandati consecutivi, pensate, e la prima volta è stato l'anno 1952, il 4 del mese di giugno, e la squadra era composta da Piccolo Mario, Di Ronza Antonio, Sento Alfredo, Liguori Carlo, Sglavo Francesco, Turco Raffaele, Compagnone Raffaele, Sardo Andrea, Bracciano Giuseppe, Mattiello Paolo, ha finito Gilberto, Sepe Luigi, Sglavo Vincenzo e De Angelis Camillo. Bene, io vorrei richiedere a questo punto se ha qualcosa da dire ai nostri concittadini, un sindaco così, diciamo, antico ma al tempo stesso giovane e moderno. Prego. Amici di Carinaro, certamente parecchi di voi, giovani o non giovani, anzi quelli più anziani, si ricorderanno di me. La mia amministrazione è stata a vostra disposizione per ben 12 anni. Voi sapete benissimo come noi abbiamo agito in questi anni. Siamo venuti incontro a tutta la popolazione con fervore, con passione, e rischiando alla volta la galera per venire incontro e per soddisfare tutte le vostre richieste. A Carinaro io adesso, prima di dirvi quello che devo appresso comunicarvi, voglio porgere un mio cordiale affetto, un mio cordiale saluto alla memoria di Barbato Nicola, che è stato il mio collaboratore all'amministrazione,
nonché conci i miei saluti ufficiali al figlio Arturo e alla sorella. Poi un caro ricordo anche per Mimì Coppola, che è stata anche un collaboratore affettuoso sul municipio di Carinaro, al di lui figlio Alfonsino, nonché alla diretta sorella e diretta consorte del vostro sindaco attuale Mario Masi. E non potevo farne a meno di enumerare tutte queste cose che in cammino in 12 anni sono stato sul municipio, mi hanno sempre assistito, sempre stato attorno, mi hanno consigliato anche alle volte nell'agire e nel portare a termine il nostro voglio. Poi rivolgo anche un affettuoso saluto a qui presente amico assessore Bracciano, il quale è stato a mio fianco per 12 anni e in tutti questi 12 anni siamo stati sempre insieme. Poi la domanda però la voglio fare io a Mario Piccolo, ma se noi dovessimo chiamarlo quando scade il mandato di Mario Masi, lei sarebbe disposto a rifare il sindaco? Adesso glielo comunico. Mi comunichi che la prossima volta faremo le scarpe a Mario Masi, lo togliamo di mezzo e mi presenterei un'altra volta. Mario Masi certamente accetterà, però non fa niente, lo metteremo con noi in giunta e lo faremo vice sindaco. È vero Mario Masi? Ecco. Dunque, io voglio passare il mio cuore agli altri, soltanto ricordo voi con affetto, con passione, e sono sempre a vostra completa disposizione, perché io e i figli miei, abito da destra e parecchi di voi da destra, vengono per cure mediche e tutte le altre cose. Comunque, qualsiasi cosa, di ancora una volta, sono a vostra completa disposizione. Io e i figli miei. Viva l'Italia, viva la bandiera e viva Carinaro anche lì. Vi ringrazio, buonasera. Bene, grazie Mario Piccolo. Allora, dopo Mario Piccolo era la volta di Paolo Mattiello, che non c'è più, però leggiamo la delibera con la quale si insediò il 1964, il 6 di dicembre. Della squadra di Paolo Mattiello e l'amministrazione comunale facevano parte Coppola Pasquale, Di Ronza Antonio, Compagnone Raffaele, Sglavo Vincenzo, Bracciano Giuseppe, Moretti Mario, Capece Vincenzo, Sardo Carlo, Mauriello Alfredo, Parente Pietro, Affinito Raffaele, Affinito Salvatore, Cacciapuoti Antonio, Paciello Corrado, Turco Gaetano, Di Martino Umberto e Comparone Gabriele. Poi, come sapete, molti di voi ragazzi forse non lo sanno, ma Paolo Mattiello dopo un anno morì. Di quell'amministrazione poi prese il suo posto Giuseppe Bracciano, un altro sindaco che ha parecchi anni, del 1917, lo possiamo dire, no? E noi auguriamo ancora altri 100 anni. Siamo gli anziani dell'amministrazione. Ecco, noi perciò abbiamo voluto fare questa cosa soprattutto per omaggiare voi. Bene, allora dell'amministrazione di Bracciano ovviamente facevano parte quelli che ho letto prima, perché facevano parte anche dell'amministrazione di Paolo Mattiello. Allora, lei se la sentirebbe di rifare un'altra volta il sindaco? No. È stata dura. Bene. E allora non c'è il silenzio, c'è la miseria, e se faceva un sacrificio, tutto è fine, sacrificio. Lo faccio dopo. Fare il sindaco di Frenne di quelli di tanti anni fa, sono passati 44 anni. Quando sul municipio non c'era niente e la miseria che ne occupava. Bene, grazie anche a Giuseppe Bracciano. Poi c'è stata la volta nel 1970, la prima volta di Mario Masi, è stato eletto sindaco con la delibera di giunta di Consiglio Comunale numero 23 il 27 di giugno del 1970, e con Mario Masi c'erano Affinito Antonio, Capoluongo Nicola, Lucariello Nicola, Guida Ferdinando, Moretti Mario, Bracciano Giuseppe, Sglavo Vincenzo, Chiacchio Carmine, Della Volpe Vincenzo, Barbato Romualdo, Affinito Saverio, Nespoli Luigi, Affinito Raffaele, Mauriello Luigi, ancora Romano Pietro, Barbato Raffaele, Di Grazia Francesco, Capece Vincenzo e Di Martino Vincenzo. Bene,
Poi è stata ancora la volta di Mario Masi nel 1975 e nel secondo mandato di questa squadra facevano parte, oltre a Mario Masi, con Parone Dario, Capece Esposito Nicola, Capece Raffaele, Mauriello Luigi, Carafa Enrico, Affinito Nicola, Chiaccio Domenico, Romano Pietro, Margio Raffaele, Coppola Umberto, Sepe Antonio, Moretti Mario, Lucariello Nicola, Levita Armando ed inoltre Ferdinando Guida, Affinito Salvatore, Di Grazia Gennaro, Verde Salvatore e Di Martino Vincenzo. Poi nel 1980 fu la volta di Bartolomeo Affinito. E Bartolomeo Affinito faceva parte di una squadra composta oltre a lui da Mario Masi, da Affinito Nicola, Barbato Carlo, Capece Raffaele, Capece Esposito Nicola, Carafa Enrico, Ciaramella Luigi, De Chiara Vincenzo, Della Volpe Filippo, De Rosa Michele, Ferraiuolo Pasquale, Levita Armando, Lucariello Nicola, Margio Raffaele, Moretti Sebastiano, Picone Domenico, Sepe Paolo, Sclavo Francesco e Zampella Nicola. E poi nel 1985 è stata la volta di un altro ciclo con Andrea Granito, che è qui stasera con noi. Di quella squadra facevano parte, oltre ad Andrea, Affinito Salvatore, Barbato Pasquale, Bracciano Vincenzo, Capoluogo Marcantonio, Comparone Salvatore, Della Volpe Antonio, Della Volpe Filippo, Di Ronza Mario, Guida Giovanni, Iavarone Luigi, Moretti Sebastiano, Musto Oreste, Ruffo Carmine, Sclavo Angelo, Zampella Paolo, Affinito Bartolomeo, Picone Angelo, Picone Domenico e Rapuano Leucio. Poi nell'88 invece ci fu un secondo mandato per Andrea e di questa squadra facevano parte ancora Barbato Pasquale, Barbato Francesco, Zampella Raffaele, Barbato Rodolfo, Sardo Giovanni, Guida Giovanni, Moretti Sebastiano, Iavarone Luigi, Petrarca Giuseppe, Petrarca Luigi, Capolungo Marcantonio, Della Volpe Filippo, Bracciano Vincenzo, Sclavo Angelo ed ancora Pacello Carmine, Mario Masi, Rapuano Leucio, Affinito Bartolomeo e Claudio Coluzzi. Alla fine del 93 fu eletto con la stessa amministrazione Sclavo Angelo, Angelo Sclavo, ed è qui e che è anche attuale vice sindaco dell'amministrazione in carica. Non mi leggo la squadra perché è quella precedente del secondo mandato di Andrea. Dopo ci fu Picone Nicola, eccolo qua il dottor Nicola Picone. E con Nicola c'erano Salvatore Affinito, Mario Sepe, Russo Raffaele, Lispino Antonio, Buonanno Vittorio, Griffo Francesco, Rapuano Leucio, Mattiello Giovanni, Comparone Tommaso, Mattiello Marianna, Lunello Angelo, Sclavo Angelo, Granito Andrea, Capolongo Marco Antonio, Moretti Sebastiano e Facillo Angela. Bene, ancora poi è stata la volta di Massimo Tommaso Comparone, che è qui anche lui con noi questa sera. E insieme a Tommaso c'erano Mario Masi, Antonio Turco, Mario Di Ronza, Nicola D'Angelo, Elisabetta Giuliano, Pasquale Petrarca, Rachele Barbato, Antonio Lisbino, Pasquale Dalia, Michela Sepe, Vincenzo Compagnone, Anna Maria Palmieri, Luigi Capolongo, Angela Pacello, Nicola Rosselli e Francesco Mattiello. E poi nel 2000 è stata la volta di Salvatore Affinito. Salvatore Affinito stasera qui non c'è, ci ha inviato una lettera, si scusa per la mancata presenza, ma ha avuto un contrattempo familiare, ci ha mandato questa lettera, eccola qui, che io vi leggo, e dice, indirizzata al sindaco, perché il sindaco ha mandato una lettera ufficiale di convocazione di questa manifestazione. Dice nel ringraziarla per il cortese invito a partecipare il giorno 24/9/2005 alla sagra degli antichi saperi e sapori, sono dispiaciuto nel doverle comunicare di non poter essere presente per motivi strettamente personali. Di ciò mi scuso con lei, con il comitato promotore, con gli ex sindaci presenti, i cittadini che assistono alla manifestazione e soprattutto con Antonio Sardo, meglio conosciuto come Palazzuolo. La testimonianza di ex sindaco che posso offrire ai nostri concittadini è legata all'impegno appassionato che ho profuso nel cercare di dare autorevolezza, dignità, spessore e credibilità all'ente comune e agli operatori dell'ente stesso senza alcun cedimento.
portando avanti l'azione politica fino alle estreme conseguenze che hanno comportato l'interruzione di oneste esperienze tese a far recuperare alla nostra città i gravi ritardi socio-economici e culturali. Mi sento molto in credito nei confronti della politica e della gestione degli enti nei quali ho operato, USL e Comune, perché ho sempre anteposto l'interesse generale a quelli personali o di partito. La politica, gli enti dove ho operato non hanno avuto le sensibilità giuste, ma in cambio mi hanno offerto però la possibilità unica di conoscere gli uomini, il che, credetemi, non è assolutamente poco. Auguro a lei, sindaco, buon lavoro e dalla nostra città i migliori progressi morali e civili. Bene, questa era la lettera di Salvatore Affinito. Di quella squadra facevano parte Angelo Sclau, Barbato Giuseppe, Sardo Paolo, Moretti Sebastiano, Bracciano Paolo, Di Ronza Mario, Della Provitola Marianna, Capolungo Marcantonio, Buonanno Vittorio, Zampella Francesco, Fedele Mario, Comparone Tommaso, Sepe Paolo, Petrarca Pasquale, Lunello Giustino Masi Mario. Ecco, e alla fine arriviamo ad oggi con l'amministrazione in carica. Praticamente Mario Masi, la cui squadra è formata da Angelo Sclavo, Antonio Lispino, Barbato Domenico, Turco Antonio, Sepe Paolo, De Chiara Maria Grazia, Rapone Leucio, Capolungo Bruno, Pacello Angela, Parente Giovanni, Capece Raffaele, Comparone Tommaso, Barbato Giuseppe, Petrarca Pasquale, Picone Giovanni e Lunello Giustino. Bene, prima di passare per la chiusura la parola al sindaco e poi per la consegna di una targa che abbiamo fatto, l'amministrazione comunale ha fatto per i sindaci presenti, io volevo invitare qualcuno a partire da Andrea, se vuole dire qualcosa, così per ringraziare i cittadini di Carinaro, se chi se la sente, chi vuole, non è obbligatorio. È sufficiente quello che hai detto. Bene, Angelo Sclavo, Tommaso, se vuol dire qualcosa. Facciamo. Buonasera a tutti, grazie Carinaro per questa meravigliosa manifestazione. È un'occasione anche per dire grazie all'amministrazione, al comitato promotore, e credo che il comune denominatore di tutti i sindaci che sono qui presenti, anche per quelli che purtroppo hanno già dovuto lasciare questo mondo terreno, sia quello dell'interesse supremo di Carinaro. Credo di averlo fatto tutto, io per me ho fatto la mia parte e vi ringrazio sempre di questo, insieme alla squadra che era con me e all'opposizione che ovviamente esisteva al momento. Grazie. Bene, da qui Nicola Picone, se vuol dire qualcosa, Bartolomeo, va bene così. Allora io passo la parola per chiudere questa cosa a Mario Masi e poi la nostra baby sindaco premierà tutti i sindaci presenti. Prego. No, io voglio solo a nome del paese, dell'amministrazione del paese, dire solo grazie di vero cuore ai colleghi sindaci che hanno avuto la sensibilità e hanno dato la disponibilità ad essere presente qui, sia pure per pochi minuti, su questo palco. E lo dico perché la sagra degli antichi saperi non è solo la storia delle nostre origini, di quello che siamo stati, quello che erano i nostri mestieri, le nostre coltivazioni e, voglio dire, le nostre attività. E anche, voglio dire, il richiamo di quella che è la storia politica e civile del paese. Cioè qui in questo momento, su questo palco, ci sono 50 anni, direi mezzo secolo di storia, di passioni civili e politiche che hanno animato tutti i componenti di questa storia, di questo nostro paese. Ciascuno per la sua parte, sia pure a volte nella contrapposizione che è propria anche un po' della politica, ma tutti quanti, nessuno escluso, nel pieno disinteresse, tutti si sono adoperati affinché questo nostro paese non fosse più il paese del dopoguerra, ma il paese che oggi noi, sia pure ancora con molti problemi, ammiriamo. E dico questo con un solo ricordo. Io come sindaco a nome di tutti avevo qui l'amico Peppe Bracciano, che è stato un po' la chiocciola mia, grazie al suo contributo in quell'amministrazione con l'unione anche con il Partito Socialista che lui rappresentava, io fui eletto sindaco. Fu per me una grande esperienza e fu anche un ottimo maestro che io mi sentivo di seguire in tutti i suoi consigli. Amo però ricordare una sola cosa che non ho seguito.
proprio qui, dove noi parliamo, c'era un campo dei profughi, tutti ve lo ricorderete. Ed era un campo che prima aveva le baracche e che quando i profughi andarono via fu consegnato in custodia all'amministrazione dell'epoca, che era retto dal sindaco Don Beppe Bracciano. Il povero Bracciano veniva continuamente chiamato presso i carabinieri al tribunale perché qui rubavano tutti, rubavano il legno, rubavano le baracche, e siccome il sindaco era il custode di quel bene doveva rispondere di questi furti. Sono arrivato io sindaco, c'erano solo i blocchi, le baracche non c'erano più. Io dissi a Bracciano, mio grande collaboratore, dissi: Peppino, perché noi non ci fittiamo quest'area? Peppe, da buon sindaco di paese, mi disse: Mario, ma io ho passato tanti guai per questi obblighi di custodia, perché ti vuoi pigliare una rogna pure tu e andare a finire davanti al giudice? Io dissi a Peppe: Peppe, con te, diciamo, durante il tuo mandato si sono rubato tutto, adesso ci stanno solo le basi di queste baracche, che altro più si devono rubare? Io credo che sia necessario, perché se metteremo i piedi su quell'area nessuno ci caccerà fuori. Dopo 35 anni quest'area stupenda e meravigliosa che vi accoglie è stata la vera grande risorsa del nostro paese. Io ringrazio Peppe per quel consiglio, ma ringrazio me stessa anche per la mia cocciutaggine, perché probabilmente se lo avessi sentito come l'ho sentito sempre, probabilmente qui non c'eravamo noi, comune di Carinaro, e noi non avremmo avuto uno spazio meraviglioso che è di proprietà dello Stato, ma che noi teniamo in fitto per 20 anni e più per fare tutte queste belle cose che facciamo come momento anche di raccolta popolare. Io ringrazio Carinaro per questa grande disponibilità che ci ha dato, ringrazio i sindaci per questa bella manifestazione e auguro a tutti una lunga vita, un successo nelle professioni, nelle attività e nella salute, perché tutti, anche stasera, stringendoci la mano, stringendoci tutti attorno, superiamo anche tutte le nostre divisioni e ci adeguiamo a dei valori che vanno oltre la politica, quella dell'amicizia e della fraternità. Viva Carinaro, viva tutti i sindaci che hanno rappresentato il mio paese. Grazie. Bene, adesso Paolo darà alla nostra baby sindaco, eccola, la targa che consegnerà per prima ad Andrea Granito. Vuoi leggere un attimo che cosa c'è scritto? Seconda sagra degli antichi sapori e saperi. Carinaresi, 23, 24 e 25 settembre 2005. La cittadinanza ti è grata per l'opera istituzionale svolta durante il tuo mandato di sindaco, l'amministrazione comunale. Bene, prego. Ad Andrea. Ecco qua, ed ecco la seconda targa, e la scritta è uguale, quindi è inutile che la leggi, e questo è per Angelo Sclavo, il bacetto anche ad Angelo Sclavo ovviamente. Ecco Tommaso Comparone. Grazie sindaco. Noi ovviamente abbiamo pensato di farla consegnare al baby sindaco perché come dicevo prima, è un fatto simbolico, no? Il ricambio tra il vecchio e il nuovo. Auguriamo anche a lei un giorno, domani, di fare il sindaco. Ecco, a Mario Piccolo. Grazie, collega. Prego. A Giuseppe Bracciano, eccolo qua, con molto affetto. Giuseppe Bracciano. Ecco, ancora la prossima targa a Nicola Picone. Ancora per Bartolomeo Affinito. Ragioniere più grosso, perché lui è più grande. E l'ultima è per Mario Masi. Ecco. Bene, ancora una foto.
Quando mamma te da fatta, vuoi sapere come la facetta, vuoi sapere come la facetta. Passasti carne bella, la spucciata, rindava tu la miscata. Latte rosa, rosa e latte da facetta, un po' fatta. Non c'è bisogno di zingare. Non sapeva già matera, non sapeva già matera.